6-5 per la squadra di casa. Magalini, Padova che riesce ad organizzarsi bene, mandare Luca Porro a schiacciare in diagonale. Acquarone. Bello. Il muro bellissimo, proprio di Vauteder. Riceve bene Trento e poi il muro ancora una volta di Padova. Palleggiatore di Padova al servizio. Riceve bene Pace. Acquarone va a cercare Nelli, questa volta al muro riesce a chiuderlo. Bravissimo, poi da grandissimo Pace. Pace e altrettanto bravo Nelli a arrivare di su Nelli. Questo pallone. Peccato, davvero peccato. Chiedo a Silvia quanto può pesare in percentuale l'assenza di Sbertoli, almeno per queste 4 settimane minimo. Pace, Acquarone all'indietro, non riesce a chiudere Cavuto che adesso va a cercare il muro, ma la palla finisce nel campo di Trento. Fare questa finta e smarcarlo. 23-21. Pallone piazzato da Acquarone, muro di Gabriele Nelli che va a fermare l'attacco di Truocchio. 24-21 per Trento, set point 24-21, possibilità per Trento di palleggiare, possibilità nelle mani di Acquarone che questa volta batte corto, il gioco al centro non si chiude, si chiude invece quello di Gabriele Nelli che con una mano tocca il pallone dove Padova non riesce ad arrivare. Der non riesce a chiudere al centro, Padova va a cercare ancora Desmet. Per quanto riguarda invece i set siamo sull'1-1, 25-23 per Padova il primo set, 25-21 per Trento il secondo. Non chiude Cavuto e poi sorprende tutti Tommaso Stefani. Anche lui tocca il nastro, pallone però ancora giocabile per Padova e poi Der che sbaglia questo bugger, regala il pallone a Padova che a sua volta restituisce il favore. Vediamo se si riuscirà a cercare a trovare un attacco più preciso. Ci riesce Padova con Federico Crosato. Cavuto dovrà tirare, rischia, è bravo, e rischia bene, è molto bravo. Bel muro Crosato. Una volta Magalini a centrocampo, Acquarone cerca il gioco al centro con Derma, questa volta al muro. Riceve bene Padova e poi all'indietro Zoppellari, libero di 1,75 m, Vataru Taniguchi. Brutto muro questo su Cavuto, se lo mettesse a terra Padova. In battuta uno dei migliori questa sera, Mattis Desmet, riceve bene Pace, il gioco al centro. Avevano intuito i giocatori di Padova. Niente da fare, arriva l'errore di Der, 25-20, si chiude così questa partita sul 3-1 per Padova. Padova che ha vinto il primo set 25-23, il terzo 25-19, quest'ultimo 25-20, Trento invece che ha...